Allora, guarda, sì, questa è, diciamo, una domanda su cui non è molto facile darti una risposta, soprattutto nel settore musicale. Nel settore audiovisivo sarebbe più facile darti una risposta. Diciamo che la principale novità introdotta dagli interventi normativi della cosiddetta legge copyright attengono alle somme che riguardano lo sfruttamento sul digitale, che se svolto con attività, come dire, di messa a disposizione continua il diritto assoluto a essere spettante al produttore discografico, il quale però deve ripartire una parte dei ricavi con gli artisti, anche con coloro che hanno partecipato all'esecuzione e che sono stati pagati, come dire, forfettariamente. Ma quindi a questa poi si aggiunge il disposto dell'articolo 107 e 110 quinquies della legge sul diritto d'autore, che riguardano rispettivamente il 107, il diritto dell'artista di avere una parte dei ricavi derivanti dallo sfruttamento dell'opera nel seno alla quale loro hanno fatto un'esecuzione. Ma come sappiamo, nel settore musicale è molto praticato, direi soprattutto per gli artisti primari, i contratti che prevedono delle royalty, a differenza di quelli audiovisivi. Tuttavia, nel caso di artista con primario, il contratto con royalty invece è l'eccezione. E invece, siccome la legge adesso prevede l'obbligatorietà della compartecipazione ai ricavi, i produttori si dovranno porre il problema di quanto e in che misura far partecipare gli artisti con primari con delle royalty. Ma soprattutto la cosa rilevante è che questo sistema, diciamo, di adeguamento contrattuale verso il riconoscimento di royalty e di compartecipazioni agli utili non riguarda soltanto i contratti da oggi in avanti, ma anche i contratti del passato, laddove il corrispettivo risulti sproporzionatamente basso rispetto agli incassi che ha generato quella certa registrazione.